Occidente sul fetichismo delle merci di Marx, in modo che loro possano alla prossima riunione parlare di questo testo, che è interessante nel senso che è un documento, diciamo, di come eravamo, un documento del marxismo 68 in sostanza, no? E ci sono, mi sembra che questo sia molto importante in realtà, ci sono alcune differenze rispetto a quello che noi andiamo accettando di Marx, che sono estremamente significative dell'epoca, delle differenze, anche perché credo che tutto sommato varrebbe anche la pena di vedere meglio in che senso non sia del tutto ovvio il discorso che andiamo facendo. C'è forse qualche aspetto che vorrebbe essere interessante. E questa sera io esamino per alcuni aspetti, non per tutti, perché alcuni vengono ripresi successivamente, il discorso che Marx fa nel capitolo 24 del terzo libro del Capitale, cioè quel capitolo che di solito viene ignorato dagli autori che parlano del fetichismo in Marx, si sofferma invece sul capitolo del primo libro del Capitale. Ora qui vale sempre la pena di ricordare che quando Marx consegna all'editore il primo libro del Capitale ha già lavorato sul terzo libro. Però qui bisogna cogliere bene la stranezza della faccenda. Per esempio alcuni autori, da qui Althusser, no? Invitavano a leggere il Capitale in ordine inverso, cioè cominciando dal terzo, secondo e primo libro. E come mi pare, no? Come facciamo conto, io ho un libro giallo, lo leggo dall'inizio alla fine, poi se ricomincio, sapendo già come è andato a finire, allora mi rendo meglio conto di come si è andato strutturando mano a mano il piano del. Però la realtà vera è che Marx non ha mai scritto né il terzo né il secondo libro, ma ha raccolto appunti, tentato stesure, tanto che i compagni sovietici pubblicarono, apparve anche nell'edizione tedesca, le migliaia e migliaia di pagine, oltre a quelle raccolte nei Grundrisse, che Marx stende per la stesura del secondo e del terzo libro del Capitale. Quindi in sostanza Marx ha fatto questo percorso all'indietro, diciamo, cominciando dal terzo al primo, nel senso che all'editore ha portato il primo, dopo aver raccolto il materiale, ma senza mai aver effettivamente scritto il secondo e il terzo. Quindi è un percorso curioso che insomma, serve, mi pare, a sottolineare che l'atteggiamento giusto è quello di cogliere la ricerca di Marx come una ricerca in fieri. In realtà l'affermazione, la dottrina marxista-leninista è totalmente folle, perché non esiste empiricamente, linea di fatto non esiste, perché esiste una ricerca che non è conclusa, e sulla base di una non conclusione Marx poi ne ha pubblicato una parte. Quindi è tutto un lavoro da fare in realtà per. E va sempre ricordato che Marx di libri ha pubblicati pochissimi. Ha pubblicato La miseria della filosofia, ha pubblicato La sacra famiglia e il primo libro del Capitale. Il resto sono opuscoli e materiale enorme per libri che non vengono mai scritti. Poi ovviamente con Lenin la cosa è ancora più evidente, perché essendo un uomo politico interviene sempre sul momento, sostanzialmente, modifica, rettifica, cambia, no? E quindi il senso fondamentale è quello di una elaborazione in movimento, in sviluppo, e non cristallizzata. In questo capitolo 24 del terzo libro c'è, mi pare, una differenza di linguaggio rispetto al capitolo sul fetichismo del primo libro. E
differenza di linguaggio che mi pare abbastanza ragionevolmente da mettere in relazione al fatto che Marx consegna all'editore il primo libro, quindi si pone sicuramente il problema della comprensibilità della pagina sua. E allora in realtà cosa si può vedere? Ma questo lo vedremo analizzando poi in un'altra occasione anche il capitolo del primo libro. Si può vedere che in realtà il linguaggio hegeliano è molto più presente nel terzo libro che nel primo. Voglio dire che il capitolo sul fetichismo delle merci del primo libro è sempre stato presentato come un testo particolarmente difficile proprio per la presenza del linguaggio hegeliano, dell'impostazione hegeliana. In questo capitolo del terzo libro la cosa è ancora più massicciamente presente. Come in generale nelle pagine che Marx non ha poi utilizzato per consegnare liberi, la presenza del linguaggio hegeliano è sempre massicciamente fortissima. Ovviamente qui bisogna fare attenzione anche a un possibile equivoco, no? Quando si dice per esempio linguaggio hegeliano o linguaggio con un quanto aggettivo, non si intende parlare di termini del tipo, che so, Hegel dice in Teusserung e anche Marx scrive in Teusserung, perché questo è abbastanza ovvio e banale, nel senso che per esempio entrambi parlano tedesco, quindi è quanto mai facile, e entrambi fanno riferimento alla filosofia classica tedesca, ovviamente, che ha un certo vocabolario. No, i termini vanno intesi come schemi di ragionamento, come problematiche, come impostazione dei problemi. Voglio dire questo. C'è un'osservazione che da una qualche parte Bertrand Russell fa a proposito di Hegel, dicendo che Hegel è un pensatore il cui intento è superare le contraddizioni, togliere le contraddizioni. Generalmente quando si parla di Hegel si parla del filosofo che mette in evidenza le contraddizioni. Russell sottolinea che Hegel vuole toglierle le contraddizioni. E questa osservazione è estremamente importante e giusta, nel senso che per Hegel è chiaro che se io metto in evidenza l'esistenza di una realtà contraddittoria, allora metto in evidenza anche l'esistenza di un processo oggettivo che tende al superamento di quella contraddizione, e io, Hegel, prendo posizione per questo processo obiettivo che potenzialmente toglie le contraddizioni. Voglio dire che la contraddizione per Hegel è, come dire, scandalo che va tolto. Questo è un atteggiamento. Si potrebbe perfettamente avere un altro atteggiamento, accettare l'esistenza di una realtà contraddittoria. Per esempio, quando io metto in luce il fatto che l'attività lavorativa del singolo è dentro un meccanismo non controllato dal singolo, non è affatto detto che da questo consegua necessariamente il fatto che io mi muovo per ridare al singolo un controllo sull'insieme. Posso tranquillamente accettare questa situazione. E non si tratta di mero opportunismo o vigliaccheria. Oggi noi possiamo vedere che esiste diffusa questa vigliaccheria, per esempio anche in modo, direi, probabilmente particolare anche dagli intellettuali, insomma, ma il fatto è che se io mi muovo per il superamento delle contraddizioni vuol dire che io ritengo e che le contraddizioni debbano essere tolte e che le contraddizioni possono essere tolte. Questi sono due assunti teorici con cui io vado alla realtà.